Isabel. Lumos. Lumos. Rebellion. Fa attenzione, potresti far male a qualcuno. Per me non è affatto così. Ribelli! Nuovo, magnifico. Ribelli. Buongiorno, lei è il signor Wicks? Albi Wicks, al tuo servizio. Benvenuta a Spint Witches. Scusa se sei venuta prima e non sei potuta entrare. Il negozio è chiuso perché le vie commerciali sono bloccate. Mi è toccato raggiungere il fornitore a Londra. E sono appena tornato. Per fortuna con la merce.
Immagino ti serva una scopa nuova, vero? Ho un po' di solcabrezza rare, delle scatto di brace, frecce d'argento e fil di vento. Qualsiasi sia la tua scelta, sarai felice. Sono tutte eccezionali, sia per qualità che per prestazioni. Può dirmi qualcos'altro sulle sue scope? Sono la mia passione. Ogni dettaglio di ogni modello, tipo la fil di vento, con l'impugnatura di qualità in frassino. Le solcabrezza sono rare perché sono di tasso e, come le bacchette di tasso, hanno una brutta reputazione. Poi c'è la scatto di brace, famosa per la sua bellezza. Lavorare con le scope ogni giorno mi riempie di gioia. È uno dei motivi per cui amo gestire questo negozio. Ha detto che il blocco delle vie commerciali l'ha costretta a chiudere. È un disastro. Sono tutte inutilizzabili. Dei criminali hanno preso possesso delle strade e minacciano i borghi. Posso volare in sicurezza ovunque. Ma prova a farlo con una scorta di scope sulla schiena. Non è facile. Bene, torniamo agli affari. Se ti piace una scopa in particolare, fammelo sapere. Si direbbe un bel assortimento di scope. Darò un'occhiata in giro, grazie. Cosa stai cercando oggi? Quando ho voglia di burro birra non so mai. Sarai entusiasta di quella scopa, te lo garantisco. Felice di fare affari con te. Sebbene qualsiasi modello sia un passo avanti rispetto alle scope che puoi trovare a lezione con la Kogawa, tutti hanno dei limiti. Tu sembri qualcuno a cui potrebbero interessare, diciamo, delle migliorie. Si spieghi. Ah! Sapevo di averci visto giusto con te. Dunque, a basse altitudini, tutte le scope hanno prestazioni piuttosto soddisfacenti. Ma, come noterai, più si sale, più la velocità tende a diventare meno costante. Beh, io penso di poter rimediare al problema. Sto lavorando ad alcune modifiche, o potenziamenti, se vogliamo, che miglioreranno le prestazioni di qualsiasi scopa. Mi serve qualcuno che faccia delle prove di volo e poi torni a fare rapporto, così che possa perfezionare il tutto. Si dà il caso che un'altra studentessa di Hogwarts, Imelda Reis, stia usando dei tracciati abbandonati per delle prove a tempo. Situazione ideale per raccogliere statistiche di volo. Se tu riuscissi a battere i suoi tempi e poi farmi un resoconto sulle prestazioni della scopa, io potrei ultimare il mio primo potenziamento. Che ne dici? È sempre stato appassionato di scope. Da quando vidi la mia prima partita di Quidditch. Vedere i giocatori manovrare le scope in quel modo. Ah, alcuni continuano a nutrire dubbi su di me e le mie idee. Ma spero che questo non ti dissuada dall'aiutarmi. So di essere sulla buona strada. Deve aver frequentato le lezioni della Kogawa. È così. Ma il mio interesse per gli aspetti tecnici delle scope più che per l'arte del volo la faceva infuriare. Lei crede che gestire Spint Witches sia proprio il lavoro adatto a me.
D'altronde non sarei mai potuto finire a fare il battitore per i cannoni o i Paddlemere United. E poi provo una certa soddisfazione nello smentire i detrattori che mi ritengono troppo giovane per gestire il negozio. Con il tuo aiuto darò nuovamente prova di essere il più esperto fornitore di articoli sportivi per streghe e maghi in circolazione. Interessante. Vedrò cosa posso fare. Ti ringrazio. Vedrai che ne varrà la pena. Se ho ragione, il nuovo potenziamento migliorerà le scope sotto ogni aspetto. Ti farò anche un prezzo speciale. E poi le prove a tempo sono divertenti. Vai al campo da Quidditch e Imelda Reis provvederà al resto. Quando avrai battuto il tempo di Imelda, fammelo sapere. Non posso far altro che ammirare l'entusiasmo del signor Weeks. Revelle. Black non lo avesse cancellato, non saremmo neanche qui a cercare. Tu che sei? Guarda, il nuovo asso del volo dei Serpeverde. Ciao, Imelda. Mi manda Albi Weeks. Sul serio? Starà ancora lavorando al suo potenziamento per le scope? Ho provato ad aiutarlo. Ha criticato il mio stile di volo ed è finita lì. Che faccia tosta. Perché coinvolgere te in questa sciocchezza dei collaudi? Per quanto ne so, sai volare a malapena. Ha saputo del tuo exploit a lezione di volo con Clopton? Non sarai mica invidiosa del mio talento nel volo? Io, il capitano della squadra di Quidditch dei Serpeverde, sarei invidiosa di te? Lo sanno tutti che quel corso è solo per principianti, piantagrane e babbuini imbranati. Ma per qualche motivo la Kogawa ti ha preso in simpatia. E ora gli altri pensano che tu sia alla mia altezza. Non posso tollerarlo. Magari hanno ragione. E tu saresti una serpe verde? Quel cappellaccio malandato sta perdendo colpi. Basta così. C'è un solo modo per sapere chi è la migliore. Io ho fatto uno dei tempi più veloci su questo percorso. Vediamo se mi batti. Serpe verde contro serpe verde. Puoi dirmi di più su questi tracciati? Prendi tempo, quinto anno. E va bene, ti assecondo. Questo percorso richiede concentrazione. Devi anticipare velocità e altezza prima di ogni svolta. Gli altri provano la resistenza. Sono 3 in tutto, creati secoli fa da ex studenti.
Da quando Black ha cancellato il Quidditch, l'unico modo per volare sono questi percorsi. Per questo sono di nuovo popolari. Tutta la scuola ha voglia di gareggiare. Allora, quinto anno, vediamo che sai fare. In fondo, perché no? Posso battere il tuo record. Non vedo l'ora di assistere alla tua sconfitta. Imbrogliato. Oh, e va bene, hai vinto. Ma non credere che sia finita. Non basta una sola pista per dimostrare la propria abilità. Di sicuro la mia vittoria ha un peso. Non sei terribile, ma se vuoi il mio rispetto dovrai guadagnartelo. Sfida accettata. Beh, forse dopo tutto la stoffa non ti manca. Vedremo. Non ti illudere però. Il prossimo percorso vicino a Irondale sarà molto più impegnativo. Puoi allenarti completando di nuovo questo percorso. Dai un'occhiata al podio, lì ci sono le classifiche. Potrai verificare il tuo tempo e iniziare la gara. La prossima volta vedremo se hai avuto solo una botta di fortuna mentre facevi un favore ad Albi Wicks. Ecco la donna da battere a bacchette incrociate. Sospetto che il signor Wicks sarà lieto di sentire come me la sono cavata. Thank you.
eccellente. Un'altra avventura ti aspetta, eh? Che senso ha sbobbare quando... Eccoti di... Ah, sei di ritorno! E hai qualcosa da riferirmi, spero. Signor Wicks, ho stabilito un nuovo record di volo. Incredibile! La signorina Reis sarà rimasta sconvolta. E dimmi, la scopa? È un po' turbolenta e manca di velocità, ma tutto sommato se l'è cavata egregiamente. In alcune curve tendeva a slittare un po' a sinistra e ho sentito un leggero fruscio durante la discesa. Oh, grazie! Questo è proprio quello che mi serviva sapere. Deviava, eh? Devo mettermi subito al lavoro. Anche gli scettici dovranno ammettere che il mio lavoro ha sempre avuto del potenziale. Chi potrebbe dubitare della sua abilità nel potenziare le scope? Oh, se sapessi! Le persone sono abitudinarie. Temono che mettere le mani su qualcosa che funziona possa rovinarla per sempre. Certa gente non apprezza la sensazione di libertà che dà una scopa ben calibrata, né le sottigliezze del processo creativo nel suo complesso. Ho un amico a Roma che gestisce un negozio come il mio. Dice che lì è peggio. D'altronde fanno anche il pisolino dopo pranzo, da quello che so. E dove saremmo senza potenziamenti? Se Elliot Smetic avesse dato retta ai suoi denigratori, non avremmo mai avuto l'incantesimo imbottito. Io semplicemente non li ascolto. Non vedo l'ora di saperne di più. Sono molto ottimista riguardo a questo potenziamento. Ti piacerà, vedrai. Ti farò avere presto mie notizie. Come risolvere il problema del rapporto tra altitudine e velocità? Thank you.